Bentornati sul canale, questo è enorme, è pienissimo, cioè io non ho mai visto un sacchetto di patatine così pieno ed è mega surprise gusto, non so di dove siano perché non conosco la lingua, però non è italiano, sono qualcosa di straniero, ma noi abbiamo visto che dice mega surprise, potevamo non prenderlo? No. Ok, che cosa ti aspetti dalle quattro cose che vediamo? Io tutta la vita voglio questo cagnolino, perché ha sul marchio Gusto, che deve essere un'azienda straniera appunto che fa queste cose, e quindi è un brand pubblicitario e mi piace tantissimo. Allora, il problema sarà uno, che intanto sono questi corni di... Oddio! Quelli buonissimi che si appiccicano un po' al palato. Ma il problema sarà andare a recuperare la sorpresa. Ok, dobbiamo mangiarli tutti. Non la troviamo. Mi è caduto uno. È impossibile. Ah no, questo l'ho trovato. È sul fondo. E non riesco a salire senza farli uscire. Aspetta che ne mangio un paio ancora. Aiutateci amici. Aspetta. Ok. Mi ha recuperato. Tanto recupero quello che è caduto a terra. Mettiamo qua. Ho le mani unte adesso, quindi non potrò toccare niente. Cosa abbiamo trovato? Dammi questo qui, lo butto io. Che cos'è? Che cos'è? Cat. C'è scritto sopra. Ma è stupendo. Gatto. Ma è meraviglioso. Però si ha retrocarica. Mi piace tantissimo. No, devo dire, una delle cose, delle sorprese nelle patatine, una delle più carine. Allora, un po'. Strana come sorpresa, eh? Perché è un topolino a retrocarica con la scritta gatto. Gatti? Gatto? Scusa, gatto non ce l'avesse. Gatto? Veramente, scusate, ma ho dovuto finire quello che avevo in bocca. Veramente, veramente carino. Poi rosa con le orecchie gialle. Ma è una sorpresa veramente strana. Quindi, se vi capita, l'abbiamo trovato in uno di quei negozi che vendono cibo etnico, asiatico, un po' di tutte le zone. Ogni tanto ci andiamo e ci è capitato di vedere questo, quindi forse lo faremo ancora anche qua sotto casa nostra. Ma era la stessa marca, no? Era un'altra, non lo so, però le patatine sono le stesse. Un po' salate alcune, altre un po' meno, sempre così, con questa forma tipo Dixie. Queste assomigliano molto a quelle cose che sono costruzioni e che se tu bagni e attacchi rimangono attaccate. Ma ragazzi, io sempre, guardate, basta leccarle, poi attaccarle così. Poi prendo gli altri e faccio tipo con le Dixie che sono tipo un po' rotonde lì. Quindi potete costruire un cavalluccio di Dixie e poi mangiarlo. Facci vedere. Aspetta che sto facendo una spada. Aspetta. Va bene. Beh, la prossima volta facciamo anche un omino fatto tutto così. Con le braccia, le gambe. Vuoi farlo adesso? Aspetta un secondo che... E ci ha preso la mano, abbiamo messo in pausa un attimo per finire di fare una cosa. Sono 10 minuti che facciamo. Io ho fatto questo. Poi ho fatto la spada, io. Questo qui è un omino che grida, aiuto, voglio mangiare. E potete poi mangiarlo. È divertentissimo. Ovviamente dovete farlo con le mani pulite. Sono rimaste solo le gambe. Aspetta. Questa è la spada. E la Sara sta finendo una cosa bellissima. Intanto io mangio una gamba. Fa vedere. Aspetta, manca il tocco finale. Bello. Un fiore. Ovviamente ognuno si mangia il proprio, perché l'ha ciucciato, perché vanno ammorbiditi o con l'acqua o con la saliva e incollati. Tanto poi ve li mangiate voi. Dopo questa cosa bellissima, e adesso dobbiamo mangiarli. Fiorellino è il più bello, secondo sì, me. Sì, veramente è bello. È venuto bene. Io vi saluto, vi ringrazio, cioè vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare le campanelle per essere aggiornati su tutti i video, come sempre. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ciao!